Ci siamo, l'inaugurazione si è appena svolta, adesso si apre al pubblico. Sì, diamo il via ufficialmente all'apertura della mostra The Golden Age qui a Palazzo Sant'Elia in via Maqueda 81. Lo ricordiamo, la mostra durerà sino al 30 giugno 2024, quindi invitiamo tutti a poterla visitare, perché è davvero una mostra inedita che racchiude più di 500 opere che vanno dal periodo del 1857 al 1923, e quindi una mostra sicuramente che solleciterà anche l'attenzione di tanti turisti anche a livello internazionale che si sono già prenotati per la visita di questa mostra, proprio per rivivere quell'atmosfera magica che è stata la Palermo Liberty, the Golden Age dell'Ottocento. Ci sono molte visioni femminili all'interno di questa mostra, sia perché le donne sono state delle muse, sono state raffigurate da diversi pittori e da diversi scultori. Alle nostre spalle c'è per esempio un dipinto del 1904 di Salvatore Gregorietti, è una donna con boa bianco, una signora con boa bianco, che rappresenta l'attenzione che gli artisti avevano per la rappresentazione della figura femminile attraverso una tecnica delicatissima come quella per esempio del pastello, che ha grande diffusione durante questo periodo. Per quanto riguarda l'impegno al femminile, è importante citare l'attività delle modiste palermitane attive appunto in Sicilia, apprezzate anche fuori dalla Sicilia. È un presidio, diciamo, di ricerca su questo fronte rappresentato dalla collezione Piraino, dal professore Raffaello Piraino, che presenta in questa mostra una selezione di oltre 20 abiti, quindi le modiste, le donne e ancora le donne sono presenti per esempio con una selezione di gioielli che sono stati raccolti dalla professoressa Di Natale e che rappresentano quindi il modo in cui la moda, lo stile sono cambiati in questi anni, quindi presenze femminili in diversi settori delle arti decorative, del costume e ancora certamente della pittura.